Sarà una premiazione 4.0 quella dei Golden Globes di quest'anno. Per le restrizioni dovute alla pandemia saranno in presenza solo le star che assegneranno i premi, un assaggio della celebre notte degli Oscar. A presentare l'evento questa domenica sera le attrici Tina Fey e Amy Poehler, la prima in collegamento da Hollywood, la seconda da New York. Saranno loro a leggere in diretta streaming i verdetti e, come ha spiegato la Poehler, cercheranno di farlo nel modo più divertente possibile per un'edizione anomala, ma anche unica ed originale. Cinque le pellicole candidate nella categoria miglior film drammatico. Tra i favoriti due sono prodotti da Netflix, Il processo a Chicago 7 e Mank. Il primo del 2020 è stato scritto e diretto da Aaron Sorkin. Il film, realizzato dopo la nascita del movimento Black Lives Matter, probabilmente farà incetta di consensi. La pellicola racconta la storia del processo ai cosiddetti Chicago 7, un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam. Nobody objected. Mank. It's awesome. Altro grande favorito è Mank, diretto da David Fincher. Il film segue la vita dello sceneggiatore Mankiewicz, interpretato da Gary Oldman, durante due diversi periodi, il primo negli anni 30 e il secondo durante la stesura della sceneggiatura di Quarto Potere, nel 1941. Please call me Mank. Ad attirare l'attenzione della critica c'è poi Nomadland, della giovane regista cinese Chloe Zhao. Un racconto d'inchiesta con protagonista una strepitosa Frances McDormand nei panni di una nomade, che mostra il lato scuro degli Stati Uniti. Last but not least, The Father. Una pellicola tutta europea scritta e diretta dal francese Florian Zeller e interpretato da Olivia Colman ed Anthony Hopkins. In lizza anche l'Italia, che ha tre candidature. Una di queste è La vita davanti a sé, firmato da Edoardo Ponti. Where is he? I'm here.